Allo! Signori, benvenuti sul canale e grazie per essere passati anche da noi. Ecco, bisogna sempre ringraziare. Che dirvi, siamo in viaggio nuovamente, però è il viaggio di sola. Solo andata. Sola andata. Ma non per noi. Non per noi. Abbiamo venduto Junior, signori, lo stiamo consegnando e il caso della vita vuole che andrà a tariffa. Porca miseria, se ne va il caso, hai capito? Se ne va a tariffa, guardate i casi della vita, l'abbiamo portato due volte e adesso va giù quasi definitivamente, diciamo. Se non è tariffa è lì vicino. Diventerà spagnolo. Diventerà spagnolo. Andaluso. Andalus. Quindi quando torneremo a tariffa probabilmente lo rivedremo. Chissà chi lo comprerà. Chissà chi ora. È bello che il venditore, che, cioè il venditore, chi ce l'ha comprato? L'acquirente. E mi diceva che viveva in Spagna, fa sì perché sto a tariffa così colà. Faccio guarda, siamo di casa. C'è gli adesivi dietro tariffa e quindi siamo di casa. E poi gli abbiamo raccontato la nostra storia ed io che sono a tariffa da un paio di anni, a parte quest'anno. Che c'è. Conoscevate le stesse persone. E conoscevamo le stesse persone. Bene, che dirvi? È stato un mese e mezzo. A parte che siamo in appartamento, ormai ci stiamo un po' abituando. E per forza qua abbiamo dovuto svuotarlo. È stato un mese pesante. Mai più una vendita tra privati con subito. Mai più. Perché tanta gente fa perdere tempo. Gente che viene a vedere, non ti dà una risposta, e addirittura gli ultimi, i penultimi sono venuti a vederlo, gli ho detto guarda ti do due giorni di tempo perché dopo noi partiamo, ma come così pochi giorni per pensare o roba, faccio guarda è un mese che ce l'ho in vendita, qualcuno è venuto a vederlo, qualcuno non gli è piaciuto, qualcuno è venuto a vederlo e dopo che gli stavo spiegando tutto mi fa ma io cerco un semi integrale, cioè ragazzi. Gente, i milanesi viziati che vogliono la cotte piena, la moglie ubriaca, i collezionisti di foto. C'era uno che vogliono che io ho scritto un papiro dove c'è scritto tutto, mi dai qualche informazione in più? No, guarda, ma che informazioni vuoi in più? No, mi mandi qualche foto in più, è un quadrato di 6 metri quadrati. Devo dire che i primi giorni la Lucy era disponibile. Sì, poi. E io già gli dicevo lascia stare, questi fanno perdere tempo, perché se uno gli interessa, uno viene qua. I ragazzi che hanno comprato il camper Junior hanno chiamato la mattina alle 10, fa pomeriggio veniamo a vederlo, sono di Vicenza e in un'ora l'hanno deciso, l'hanno comprato. Così si fanno gli affari, non fate perdere tempo alla gente. Io ho capito che uno ha il dubbio, ci pensa. Una ci ha detto ci pensiamo due settimane e non abbiamo avuto ancora risposta. Sono passate già tre settimane e quindi è stato uno stress, anche tra noi due c'è stata un po' di tensione. Eh sì, perché io non volevo togliere l'annuncio tre giorni fa, e invece l'ho rinnovato senza dirti niente. E questi ragazzi... Diciamo che hai avuto culo. Va bene, questa è la novità, siamo abbastanza tranquilli, lo portiamo noi, abbiamo deciso di consegnarlo noi per goderci l'ultimo viaggio. Vabbè dai, è stata una bella esperienza, abbiamo fatto 30.000 km con lui in poco meno di 2 anni, meno male che c'è stato il Covid perché sennò ne avrebbe avuti molti più chilometri. Vabbè dai, siamo abbastanza tranquilli. Non sappiamo cosa facciamo dopo, avevamo un mezzo per le mani, ci è sfuggito, quindi decideremo cosa fare nei prossimi giorni. Intanto volevamo comunicarvi questa cosa qua. Allora, potremmo salutarvi adesso, però magari facciamo un video dopo che torniamo in treno per vedere la sensazione della consegna del mezzo, cosa abbiamo provato, non abbiamo provato. Per motivi di privacy non vi facciamo vedere a chi lo diamo, è ovvio, però vi racconteremo la nostra esperienza. A più tardi! Ciao.
più mascherina, che ho le palle piene di sta mascherina. Bene, e adesso ufficialmente siamo a piedi. No, c'è la bicicletta e il monopattino. C'è la bicicletta e il monopattino, gli unici mezzi che disponiamo. E usufruiamo del treno, come potete vedere. Bene, è stato consegnato Junior, venerdì parte per la Spagna, per Tarifa, Al Jazeera. Devo dirvi la verità, non ho avuto grosse emozioni sullo stacco del mezzo. Te? Ni, perché non è che lo è stato venduto perché per problemi familiari o per problemi economici o per problemi di salute, no. Ci sono persone che devono venderlo per quei motivi e quindi magari è più triste la cosa, no? Cioè, perché noi magari perché... non lo puoi ricomprare, non... per tante cose. Mentre invece noi... Non si sa. Non si sa, dobbiamo ancora decidere cosa fare della nostra vita. Per cui, cioè, siccome in teoria guardiamo al futuro, non c'è... Sì, c'è... Mi è dispiaciuto, però insomma, mi è dispiaciuto, però... Non sono così triste. Vabbè. Niente, adesso aspettiamo il treno, torniamo a casa e il prossimo video non sappiamo quando dobbiamo farlo perché non abbiamo niente da dirvi, siamo appiedati, siamo in appartamento. Come finora, da un mese a questa parte, un mese e mezzo. Mi sa che faremo la vita non più da full timer ma da casa. Vediamo, non sappiamo niente. Io, tu stai a casa. Io i miei 30 anni di esperienza ce li ho. Tu stai a casa. Io ho girato lungo e largo, sei te che devi girare. Quindi, ciao Lucy. Dai, e con questa vi salutiamo. Grazie mille per aver visto il video fino a qua ed essere passati anche nel nostro canale. Ci vediamo presto. Ciao.